No, penso che abbiamo fatto di tutto, per consentire alle famiglie di non avere disagi, per rispondere alla legge, ma soprattutto per non lasciare a casa nessun bambino il 10 di settembre. Vale comunque sempre l'obbligo di vaccinarsi, si va tutti a scuola, ma l'obbligo resta. Certo, l'obbligo resta, è un valore importante, la vaccinazione. Noi vogliamo però che nessuno corra e faccia coda ai centri vaccinali, quindi fate le autocertificazioni, che è la cosa più semplice del mondo, la potete scaricare su internet, oppure si può andare nelle scuole e recuperare il modulo lì. Oppure per chi non è vaccinato basta fare una mail, una PEC o presentarsi a un centro vaccinale o fare una raccomandata RR. Anche qui in pochissimo tempo chiediamo le vaccinazioni. Per chi non fa né l'uno né l'altro, non vogliamo però che il 10 di settembre rimanga a casa, ma attiviamo una procedura per incontrare le famiglie, per spiegargli l'importanza delle vaccinazioni, per superare i loro dubbi, per fare eventualmente gli esami ai propri figli e per portarli a vaccinare in un arco di tempo molto ristretto, e quindi per salvaguardare anche quei bambini che devono essere vaccinati, ma non possono rimanere a casa perché la famiglia ha ancora qualche dubbio. Quanti sono i ragazzi, i bambini che devono essere vaccinati in tutta la Lombardia? Abbiamo dei dati circa il 7% e quindi stiamo parlando di circa 103.000 bambini che complessivamente ancora devono essere vaccinati. Quindi è un numero non trascurabile, ma è un numero che possiamo gestire con grande tranquillità. Più o meno quanto tempo lascerete per mettersi in regola dopo il 10 di settembre? Beh, è previsto dalla circolare che entro 3 mesi vengono attivate e quindi venga fatta almeno le prime dosi. Poi tutto questo è un piano vaccinale che viene definito bambino per bambino rispetto alle esigenze dei bambini e alla quantità dei vaccini che deve fare. Potrebbe essere una deroga anche per la scuola, quella primaria, che ha una scadenza il 31 ottobre. No, le scuole primarie, voglio dire, non hanno il vincolo dell'esclusione da scuola, che è la cosa che oggi pesa di più, abbiamo più tempo, però vale anche per loro il tema dell'autocertificazione, quindi oggi per nessuno deve correre nei centri vaccinali o deve mettersi in coda per recuperare il certificato. Si faccia l'autocertificazione e poi Regione Lombardia si sta già attrezzando per consentire di scaricare direttamente da internet il certificato vaccinale da presentare alle scuole entro il 10 di marzo, che è la data ultima prevista dalla legge. Le ATS e i centri vaccinali sono pronti per far fronte alle eventuali, probabili, tante richieste, insomma, di vaccinazioni? Certo, ci stiamo attrezzando al meglio, come sempre Regione Lombardia fa. Oggi li incontro in una riunione, quindi mettiamo in campo il massimo della nostra capacità organizzativa, sapendo che stiamo gestendo una fase molto straordinaria. Lei ha detto manca un'anagrafe nazionale dei vaccini. Si può creare? Si dovrà creare da qui ai prossimi 2 anni. Non a caso il Ministero e la legge ha messo in carico per i primi 2 anni l'onere e la responsabilità alle famiglie. Perché un bambino che si trasferisce dalla Campania o dal Lazio, non abbiamo noi i suoi dati vaccinali, o ci vengono dati dalla famiglia, o non c'è un'anagrafe unica, e quindi noi non siamo in grado di dare certezza sul fatto che abbia fatto o meno le vaccinazioni. Tutto questo verrà fatto nell'arco di 2 anni con degli investimenti fatti dal Ministero e dalle stesse regioni. Dal 2019 la procedura cambierà e quindi ha ancora minori oneri a carico delle famiglie.